Allora, buon pomeriggio a tutti. A me l'onore di aprire i lavori di questo convegno nazionale che FIAIP Toscana e il Collegio di Pisa sono onorati e orgogliosi di ospitare. Oggi vogliamo dare un contributo positivo. Vogliamo formulare proposte operative, sviluppare nuove sinergie tra i vari professionisti della filiera immobiliare. È inevitabile, parleremo anche di crisi, e quindi ne dobbiamo parlare perché dobbiamo conoscere. E qui sta un pochino a noi. Fondamentalmente abbiamo due scelte: aspettare che le cose migliorino oppure agire, cercare nuovi sbocchi, nuove sinergie, nuove opportunità. Nello svolgimento della nostra professione oggi più che mai occorrono competenze, professionalità, azione e predisposizione al cambiamento. In questi momenti è facile abbattersi, occorre quindi una forte impostazione mentale. Questa è l'impostazione, è il modo di lavorare di FIAIP, dei nostri dirigenti. Oggi partecipano ai lavori il nostro presidente nazionale Paolo Righi, tra poco verrà anche il segretario nazionale Stefano Bertelli. Li saluto e li ringrazio di essere qui oggi, un segnale forte. Ma li ringrazio soprattutto per il grande lavoro che ogni giorno svolgono per FIAIP a favore di tutta la nostra categoria. Li ringrazio veramente, Paolo. E allora concludo, se vogliamo davvero superare la crisi, questo dovrà essere il nostro modo di lavorare, quindi competenza, professionalità, azione, predisposizione al cambiamento, ma soprattutto una forte impostazione mentale. Cedo la parola a Luca per l'intervento, grazie. Allora, ringrazio tutti voi per la partecipazione a questo importante convegno. Sono io che ringrazio gli amici di Pisa per il contributo sicuramente importante che hanno dato per l'organizzazione di questo evento nazionale. Devo ringraziare sicuramente anche il nostro presidente nazionale Paolo Righi e il supporto che ha dato con la sua struttura affinché questo convegno venisse realizzato in questa maniera al meglio. Devo ringraziare anche gli ospiti che hanno aderito al nostro invito, che sono il dottor Lancia, direttore di ANCE Toscana, il dottor Nino Scripelliti, vicepresidente nazionale di Confedilizia, il notaio dottor Romeri, non ultimo Armando Barzotti, che grazie al suo lavoro e alla sua professionalità ci ha aiutato nell'organizzazione delle tematiche che oggi andremo ad affrontare. Ci sono in questa sala anche importanti rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni sul territorio pisano, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Abbiamo voluto fare un convegno, siamo collegati in diretta streaming perché vogliamo che le conoscenze che noi stiamo approfondendo in questa giornata formativa vadano a vantaggio dell'intera federazione, dell'intero gruppo e amici agenti immobiliari che sono in tutta Italia. Adesso ci stanno seguendo in streaming, io li saluto, erano collegati a circa 5 minuti fa circa 300 persone, quindi li saluto e ci stanno seguendo da casa. Abbiamo voluto un convegno ridimensionato perché purtroppo siamo rimasti veramente colpiti da quello che è successo in Emilia Romagna e quindi abbiamo voluto dare a questo evento un tono di sobrietà. La Toscana, e qui ringrazio Paolo, sta facendo la sua parte, abbiamo devoluto somme come abbiamo già fatto in precedenza per l'emergenza che c'è stata in Lunigiana e quindi la Toscana sta facendo la sua parte insieme ai collegi provinciali. Qui sul retro vedete una slide dove per chi volesse fare dei versamenti e dare un sostegno a questa regione in questo momento di difficoltà sono sicuramente ben accetti. C'è una frase particolare che mi ha colpito e che vorrei fosse incentrata in questo convegno. Bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada. Ecco, questa è una frase estremamente particolare che mi ha colpito. E noi in questo momento vogliamo veramente fare l'impossibile per i nostri agenti immobiliari e mediatori creditizi, vogliamo dargli risorse, vogliamo dargli quegli strumenti che gli servono per l'attività di tutti i giorni. Per questo oggi abbiamo l'ANCE, questo è un convegno che non ha probabilmente inventato nulla, ha tirato fuori cose che già esistevano ma che sono importanti probabilmente per sbloccare la filiera immobiliare in questo momento di particolare difficoltà.
Abbiamo anche la Confedilizia e anche con la Confedilizia stiamo seguendo delle convenzioni importanti a livello regionale affinché la figura dell'agente immobiliare abbia più che mai un aspetto valoriale importante per dare quell'aspetto importante di consulenza ai consumatori. Ma abbiamo voluto inserire in questo importante convegno anche un aspetto che per noi oggi è determinante. Lo diceva ieri il nostro Presidente nazionale Paolo Righi a Livorno, oggi è determinante stare uniti, collaborare e fare sistema. Per questo abbiamo voluto inserire il Cerca Casa, che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il settore informatico. Ad oggi nel Cerca Casa ci sono già circa e oltre forse 100.000 immobili inseriti. È un portale gratuito per tutti gli associati FIAIP ed è a pagamento anche per i non associati FIAIP. Quindi è uno strumento importante per fare sistema, per collaborare e sicuramente per dare un valore aggiunto all'agente immobiliare FIAIP. Ma stiamo guardando anche fuori, abbiamo parlato più volte anche nell'ultimo Consiglio nazionale recentemente svolto che il mondo sta andando a due velocità, cioè ci sono dei paesi che stanno crescendo fortemente, sono i paesi BRICS e ci sono i paesi i vecchi paesi, cioè dell'Europa, che sono in fase di rallentamento. Noi stiamo sviluppando tutta una serie di sinergie per andare ad attrarre investitori sia per la parte delle vendite che per il settore turistico. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare il massimo supporto agli agenti immobiliari e ai mediatori creditizi con una serie di servizi innovativi, la formazione, l'informazione per creare una figura diversa, come diceva di nuovo il nostro Presidente nazionale, da quello che ci dice il codice civile. Oggi la figura dell'agente immobiliare deve fare un salto di qualità, deve essere una figura a 360 gradi, ce lo richiede il consumatore. E qui voglio allacciarmi di nuovo, vorrei chiudere l'intervento con una frase che si ricollega a quello che ho detto prima. Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie. Bene, ti ringrazio Luca. Li hai citati i rappresentanti dell'Associazione del Territorio, io li volevo ringraziare singolarmente, partendo dal Presidente di Confedilizia, l'Avvocato Gambini, Presidente di UPPI, l'Avvocato Tortorici, e poi abbiamo il Presidente di FIMA, Pierluigi Bernardeschi, e il Vicepresidente Mauro Buccioni. Vi ringrazio di essere qui e di aver accolto il nostro invito. Prima di iniziare la tavola rotonda chiamo a un intervento un altro ospite che è il presidente di ANCE Pisa, che porta i saluti del presidente dell'Unione Industriale Pisana ed è Jacopo Danielli, presidente Pisa. Buonasera a tutti. Buonasera Gianluca, grazie dell'invito. Come ha detto il Presidente Bertini, sono qui anche per portarvi i saluti del Presidente Pacini, Presidente dell'Unione Industriale Pisana. Io sarò breve, non vi preoccupate. Oggi state affrontando un discorso molto attuale. Parlerete di tipologie di contratto che sono utilizzate un po' meno rispetto a quelle tradizionali. Questo sicuramente è dovuto al fatto che questa crisi che stringe al collo sia le imprese ma sia i cittadini, quindi sia tutti, hanno meno possibilità di spendere e quindi bisogna cercare di trovare il modo per arrivare alla conclusione dei contratti. La crisi morde in modo spaventoso, abbiamo visto stamattina la notizia sul giornale che c'è un crollo del 20% per quanto riguarda il mercato immobiliare. E dai dati che abbiamo noi come ANCE Toscana vediamo che in alcuni casi è anche peggiore, perché per quanto riguarda l'erogazione dei mutui per investimenti e abitazioni rispetto all'anno scorso è circa un meno 35%. Abbiamo un meno 58% per i mutui degli investimenti non residenziali e mi fermo qui. Quindi tanto sono dati che comunque voi conoscete meglio di me.
Comunque, come costruttori, come agenti immobiliari, siamo tutti facenti parte di uno stesso sistema. Questo sistema si sta stravolgendo, sta cambiando a una velocità magari anche maggiore rispetto a quella di cui ci rendiamo conto. Per quanto riguarda il futuro, siccome il mondo non finisce qui, per il futuro si sicuramente un modo per poter rilanciare l'economia, per poter trovare nuovi sviluppi, sono i centri abitati, le città. Quindi avere la possibilità di rinnovarle facendo nuove infrastrutture, nuovi edifici con contenuti di consumo energetico, cioè consumo energetico contenuto, oppure un rinnovamento delle strutture esistenti. Questi sono i nuovi le cose che potremo fare in futuro. E per quanto riguarda le infrastrutture, il problema che è annoso è quello di reperire la liquidità, reperire i denari e quindi poterle realizzare. Per far questo anche il decreto legislativo della settimana scorsa ha, diciamo, portato nuovamente avanti il discorso di project financing. Project financing che prevede però l'utilizzo sia del capitale dell'imprenditore, ma anche del sostegno delle banche. Banche che al momento, insomma, raccolgono molto ma non danno niente. Quindi per questo hanno pensato a dei project bond, quindi dei finanziamenti, delle obbligazioni studiate apposta per l'operazione. Ma per far questo io mi domando, com'è possibile? Cioè cosa dobbiamo fare? Oltre agli imprenditori, agli agenti immobiliari, abbiamo necessità, abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che faccia dei cambiamenti, perché al momento come si fa a fare degli investimenti che durano 20-30 anni con delle leggi che non si sa mai per quanto tempo le tengono in vigore, non sai mai quando ti cambiano i regolamenti, non sai mai se la banca ti sostiene fino a un fondo. Quindi c'è necessità di avere queste certezze per riuscire anche noi a andare avanti. Inoltre, una cosa che si dice poco, io credo sia necessaria, sia la lotta alla criminalità organizzata, che drena denaro in modo mostruoso. C'è bisogno dei pagamenti. Com'è possibile lavorare e non essere pagati? Per questo noi come associazione abbiamo fatto, associazione nazionale, abbiamo fatto il D-Day, come decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda le aziende, noi per il futuro dobbiamo riuscire a organizzarci, a strutturarci in modo più completo, perché soltanto così potremo essere pronti per poter affrontare le nuove richieste di mercato. Quindi avere aziende che sì sono qualificate, con qualifiche non intendo dire soltanto l'ISO 9000 o l'ISO 14000, ma quello che dobbiamo andare a qualificare è il prodotto finito. Quel prodotto finito, la costruzione, che come certificazione può essere una casa clima, una LEED, però sarà sempre più necessaria perché si possa dare anche la possibilità a voi agenti immobiliari di poter vendere un prodotto che sia più pregiato rispetto alla quantità di costruzioni immobiliari che adesso sono presenti ma che non rispondono a quelle che sono le esigenze di mercato. Inoltre, in ultimo, l'importanza delle associazioni. Grazie alle associazioni riusciamo a essere sempre formati ed informati su quello che sta succedendo. Quindi una sfida per il futuro delle nostre associazioni sarà quella di preparare noi imprenditori a qualsiasi livello per le sfide future. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie a te. Grazie. Grazie mille. Ringrazio Jacopo Danielli perché praticamente ha introdotto già i lavori della nostra tavola rotonda e quindi vi presento gli ospiti con i quali andremo a aprire i lavori, che sono l'avvocato Nino Scripelliti, vicepresidente nazionale di Confedilizia. Prego accomodarsi. Grazie. Il dottor Carlo Lancia, direttore ANCE Toscana.
e il nostro presidente Paolo Righi, grazie. Bene, entriamo subito nel vivo del dibattito di oggi. La manovra Salve Italia ha inciso notevolmente sul nostro settore, praticamente i tre quarti della manovra hanno riguardato il settore casa. E probabilmente se l'Italia si salverà sarà anche un pochino grazie a noi, ne facevamo volentieri a meno però. No? Oggi, la scorsa settimana, per rilanciare l'economia, il governo ha emanato il decreto sviluppo. E ci sono delle manovre che interessano anche la casa, soprattutto perché riguardano il settore dell'edilizia. Quindi io partirei da qui con l'avvocato Scripelliti per analizzare questo decreto, quali possono essere le prospettive e soprattutto se sarà effettivamente... Sì. Grazie, io farei più che altro una premessa generale sul mercato immobiliare, perché tutti questi provvedimenti hanno avuto un effetto, hanno degli effetti ma direi quasi immediati sul mercato immobiliare, che poi tutti possono riscontrare giorno dopo giorno. Questo dunque, per cui sì, in questo ambito si scrivono anche gli effetti dell'ultimo provvedimento. Allora, io faccio questi ragionamenti. Intanto si parte dal concetto che il mercato immobiliare sia depresso o abbia subito... Non dipende da noi, dipende dalla... Se il tecnico può alzare un po' il volume dell'avvocato, grazie. Che devo fare? Alzarlo qui? Ecco, perfetto. Dunque, c'è una certa depressione in giro, toccabile con mano. Per cui bisogna fare alcuni ragionamenti che sono, secondo me, assolutamente elementari. Il primo ragionamento è questo. È possibile prevedere una variazione di questo e quali variazioni di questo mercato immobiliare nel breve periodo? Questo è intanto, per cominciare, una situazione che si può definire un'incognita. Il mercato immobiliare, come peraltro mercati anche di altri oggetti, hanno dei cicli, e i cicli del mercato immobiliare non sono mai stati brevi, nel senso che una volta il ciclo comprendeva diversi anni, tra una fase di chicco e una fase di basso livello dei prezzi. Ora, francamente, prevedere una durata di questo ciclo attuale è estremamente difficile. E quindi questa è la prima incognita. Bisogna, avvocato, bisogna che parlare con te. Però funzioneranno tutte e due. No, dicevo, quindi già questa prima incognita riguarda la durata del ciclo. Ora siamo sicuramente in una fase di negativa, sapere e prevedere quando la fase potrà cambiare e determinarsi nuovamente una fase positiva è estremamente difficile, certamente non facendo riferimento al passato, perché al passato io mi ricordo, per quanto uno si può ricordare sulla base di esperienze individuali, i cicli erano sempre di 5-6 anni. Ora onestamente non saprei cosa dire. Seconda, è complicato questo qui, allora. Seconda osservazione, il mercato immobiliare ha sempre avuto una particolarità fondamentale, che è quella di essere animato, diciamo così, da professionisti e da privati. I professionisti non intendo i mediatori, gli agenti di commercio, scusate, non intendo quelli, intendo dire i venditori e i compratori. C'è sempre stato un settore privato, cioè un settore in cui gli affari intervengono tra privati, quindi la domanda e l'offerta riguarda principalmente privati, e c'è poi sempre stato un settore, difficile quantificare il rapporto anche tra questi due settori, di produttori di immobili. E questi due settori del mercato sono governati da leggi assolutamente diverse. Ma perché? Perché il settore privato, e per quanto riguarda per esempio sia l'offerta che la domanda di casa, non obbedisce a regole di mercato, non obbedisce strettamente a regole di mercato. Normalmente l'offerta
l'offerta in vendita viene fatta per fattori generalmente personali o familiari, e con questa caratteristica che se il prezzo non corrisponde a quello ritenuto giusto o a quale si punta, il venditore si ritira dal mercato, quindi l'affare praticamente non si combina e quel prezzo non si forma. Dal punto di vista dell'acquisto ci sono poi normalmente delle determinazioni di carattere familiare, personale. Ora, una volta si aggiungeva a queste scelte strettamente personali, si aggiungeva l'investimento immobiliare, perché questo da secoli, diciamo pure, la casa è sempre stata considerata un bene rifugio al pari, allo stesso modo di gioielli preziosi, oro, eccetera. Ora, in questa particolare situazione, la casa ha perso anche questa funzione di bene rifugio. Ma perché? Perché, come tutti possono vedere, non ci sono ricavi sufficienti e non c'è soprattutto guadagno sul capitale. Il cosiddetto capital gain in materia immobiliare è tramontato, io credo, 7, 8, 10 anni fa. Allora, il mercato privato ha in questo momento una fase di domanda, anche questa particolarmente ridotta, perché la domanda può essere determinata soltanto da usi personali, e gli usi personali sono quelli che sono, non sono dal punto da sostenere una domanda in questa particolare situazione. Quindi questa è l'altra considerazione che io volevo fare. C'è poi il settore di mercato, diciamo, professionale, cioè dei produttori. Quello è governato da regole particolari che non sono nemmeno troppo razionali come si potrebbe pensare, perché uno potrebbe pensare che se un produttore o un costruttore edile investe e allo scopo di prospettare una certa offerta, abbia fatto i suoi conti, li abbia fatti altrettanto bene la banca, l'istituto bancario che lo finanzia in tutto o in parte. Invece disgraziatamente non è così. Poi nel settore professionale influiscono fattori che di economicità poi non hanno nemmeno tanto, perché per esempio l'offerta fabbricabile di aree fabbricabili da parte dei comuni non risponde mica a esigenze economiche. I comuni qualificano come fabbricabili certe aree, magari anche per motivi che non sono economici, potrebbero essere motivi demografici, forse, ma già sarebbero motivi seri. A volte fanno mettere sul mercato aree fabbricabili semplicemente perché hanno bisogno di incassare una certa entità di oneri di urbanizzazione, di contributo sul costo di costruzione, sono salatissimi, se non di estraoneri, che si diceva col dottor Lancia prima. Quindi sono esigenze finanziarie, finanziarie del comune, che niente hanno a che vedere col mercato, con le leggi del mercato del prodotto immobiliare. Quindi anche questo è un fattore di irrazionalità del mercato immobiliare. Ultima cosa, e poi io avrei anche finito questo panorama. Ultima cosa, mi lasci dire questo, è solo questo. Ultima, ma direi a questo punto nella situazione attuale forse non è certo ultima, se non prima. Il fenomeno, la variabile tributaria che ora in ultimo ha inciso in maniera decisiva sui valori immobiliari. Ma la variabile tributaria, ora tutti si riferiranno giustamente all'IMU, che era un'incognita, ma la si è vista ora. L'IMU è entrata in vigore a gennaio, ma gli effetti sono visti ora. Ma c'è, più che l'entità oggettiva della variabile tributaria, la percezione, che è quella che sul mercato influisce, perché il mercato è retto anche dalla fiducia, dalla previsione di guadagno, dalla stabilità dei valori. Allora, quando nel giro di 6 mesi arriva un'imposta patrimoniale come l'IMU, che erode il valore, perché non è vero che è un'imposta sui redditi, sia pure mascherata, è un'imposta sostanzialmente patrimoniale, perché erode il valore. Dico, come si fa a progettare un investimento in un settore di questo genere? Ecco l'ultimo fattore. E dicevo, attenzione, qui gli effetti sono anche più psicologici che economici,
perché l'entrare in vigore nel giro di 6 mesi di una cannata di questo genere, dico, questo è percepito dal mercato come una sorta di instabilità fiscale che può colpire in qualunque momento. Allora, ecco, questi sono i fattori che governano attualmente il mercato immobiliare. Poi il discorso si potrebbe allargare, ma non lo voglio allargare ora perché uscirei anche le relazioni con gli altri mercati, con i mercati degli altri beni rifugio, il mercato immobiliare che è assolutamente incerto, ma questo dovrebbe favorire i beni immobili, il mercato azionario, immobiliare in generale. Il mercato dei beni rifugio, l'oro per esempio, che è salito, ora si trova a livello più basso, ma poi promette di risalire. Quindi voglio dire, c'è tutta una serie di fattori, però di questi non voglio assolutamente parlare, mi voglio limitare a quelli che ho esposto, spero. Grazie. Chiaramente, o quanto, per quanto mi è stato possibile, chiaramente prima. Grazie. Grazie, grazie avvocato. Con il presidente Paolo Righi vorrei tornare un attimino al decreto sviluppo. Gli agenti immobiliari hanno il sentore del mercato tutti i giorni e quindi forse meglio di chi sta al governo possono capire quali possono essere le reali esigenze per rilanciare un mercato. Il decreto sviluppo prevede degli incentivi soprattutto per la produzione, quindi per le imprese, non ne prevede invece per la vendita, per l'accesso al credito da parte delle famiglie. Quindi qual è il tuo punto di vista, Paolo? Noi l'abbiamo espresso chiaramente proprio all'indomani dell'emanazione del decreto. Questo è un decreto sviluppo che non sviluppa niente, così ci chiariamo subito su quella che è l'impostazione che deve avere, che dovrebbe avere un decreto sviluppo, e invece di come si dice che si fa sviluppo non sviluppando nulla. Gli incentivi sono stati prorogati, aumentati, i due tipi di incentivi, sia per le ristrutturazioni che per quanto riguarda il risparmio energetico, al 13 giugno del 2013. Noi avevamo chiesto l'esenzione dall'IMU per coloro i quali acquistavano la prima casa nei primi 3 anni, avevamo chiesto la detraibilità completa degli interessi passivi dei mutui. Abbiamo chiesto tutta una serie di attività, compresa la liberalizzazione delle locazioni, perché bisogna far ritornare al mercato anche i piccoli investitori, e questo decreto sviluppo non ha accolto niente delle nostre proposte, anche condivise dal Ministero, anche sviluppate all'interno, come quella della diminuzione delle tasse di compravendita, proprio perché non c'è copertura finanziaria. Allora non chiamiamolo decreto sviluppo. L'analisi oggi del nostro settore immobiliare è che abbiamo, tra case nuove invendute e case che sono in corso di costruzione, in cui i lavori si sono fermati, circa 1.200.000 pezzi. Oggi in qualche intervista e anche successivamente, precedentemente, leggo che si dice che in Italia c'è bisogno di case. Io dico che in Italia non abbiamo bisogno di case, abbiamo bisogno di vendere case, che è un'altra cosa. E da qui l'appello, sempre stando al tema di quello che era l'inizio e il titolo di questo convegno, lo sviluppo, è proprio quello che i costruttori siano vicini alla rete vendita, che i piccoli proprietari insieme alle nostre 3 associazioni possano condividere un piano vero per lo sviluppo. Ma per che motivo? Perché oggi noi, il mercato con tutto questo invenduto, ha un concorrente sostanziale che è l'edilizia pubblica. Oggi comuni, regioni, Stato pensano a costruire nuove case, non si capisce perché, facendo concorrenza ai piccoli imprenditori che hanno bloccati i loro capitali all'interno delle banche perché non riescono a vendere. Allora, se non riusciamo a sbloccare quei 50 miliardi, perché a questo equivale il blocco dei beni che sono invenduti all'interno delle banche, se non riusciamo a sbloccare questi 50 miliardi, o se la volete dire più semplicemente, se non riusciamo a svuotare il magazzino che abbiamo prodotto negli ultimi 10 anni, il mercato non riprende. Allora,
Questo decreto accoglie delle cose buone proposte peraltro dall'ANCE, come il progetto città, come tutta una serie di cose, ma che vanno bene se poi il mercato assorbe l'offerta. Dicevo prima, scherzando col presidente dell'ANCE, dicevo sì, adesso col nuovo decreto potremmo fare, potrete fare le costruzioni, ottenere i permessi 2 mesi prima, e così avrete dell'invenduto con anticipo. Infatti non si ritirano. È vero. E quindi ecco, ci scordiamo sempre, e lo dicevo anche oggi in una trasmissione radio, che questo decreto Salvi Italia ha imposto al sistema immobiliare 24 miliardi di euro di tasse, imponendo una patrimoniale, punto. Questa patrimoniale che si doveva inserire per salvare l'Italia sarebbe stata bene a quel punto allora spalmarla, visto che all'epoca si parlava di equità, giustamente 12 miliardi al mercato immobiliare e 12 miliardi al mercato immobiliare. Il problema è che qui sta vincendo la finanza e sta passando il messaggio che lì il settore immobiliare è un settore improduttivo, perché i proprietari di casa non producono reddito. E qui si capisce bene come la politica non ne capisca nulla del mercato immobiliare, o non voglia capire. Primo, perché siamo ancora all'emergenza abitativa e siamo ancora l'unica volta che il nostro Stato, i nostri governi hanno fatto qualcosa di buono per l'edilizia, è stato il piano Fanfani. Quindi pensate un po' voi, oggi la politica non riesce a guardare al settore immobiliare come momento di sviluppo. Dietro ogni casa c'è un muratore, c'è cemento, c'è costruzione, c'è impresa. Il settore immobiliare è un settore che ha sempre e da sempre ha sostenuto il nostro paese. Si è sempre detto, se riparte l'immobiliare, riparte il paese. Ma questo per una cosa logica. Perché il settore immobiliare mantiene vivo sempre il risparmio delle famiglie italiane. Se oggi noi non avessimo avuto, noi italiani, i nostri risparmi in banca e i risparmi del nostro patrimonio immobiliare, non quello dello Stato, il nostro, molto probabilmente i nostri buoni del tesoro non sarebbero, non sconterebbero il 4,30 o il 4,50 di differenziale, ma molto probabilmente il 550 o il 600, e oggi, se non siamo come la Grecia, non è certo grazie ai governi, ma grazie al risparmio nostro e all'idea che l'italiano ha della casa. Allora qui la grande scommessa per un nuovo futuro è guardare, e lo dicevamo anche all'interno del nostro Consiglio nazionale, il mercato immobiliare con occhi nuovi. Ci vuole un patto tra le banche, gli enti pubblici e le associazioni per immettere e trovare il modo di dislocare sul territorio questo 1.200.000 immobili. Bisogna smetterla di consumare territorio, perché sappiamo anche quanto, e parlava prima, si parlava di legalità, quanto l'illegalità e quanto lo strumento edile all'interno delle amministrazioni comunali sia un canale per tangenti, lo vediamo sui giornali e lo sappiamo bene, bisogna togliere al pubblico questo strumento, perché questo strumento viene usato troppe volte per scambi e non per aiutare le persone che hanno realmente bisogno. Quindi il parere sul decreto sviluppo dal punto di vista del settore edile è un bene per quello che è il piano delle città, il recupero energetico, il fatto comunque che il nostro patrimonio va riconvertito, ed è lì sarà la nostra scommessa anche di noi agenti immobiliari, il fatto di riuscire insieme a immaginare veramente le nostre nuove città. Piano per lo sviluppo da cui nessuno può allontanare gli agenti immobiliari, perché all'interno della nostra categoria c'è un patrimonio di conoscenze che nessuno possiede, perché noi abbiamo un vantaggio rispetto a tutti, che conosciamo e sappiamo e vediamo ogni giorno quali sono le esigenze dei cittadini. Quanti cantieri avete visto progettati in maniera vecchia, quando già il mercato a noi richiedevano altre tipologie di alloggio?
E allora la scommessa del futuro è proprio quella: costruttori, agenti immobiliari, piccoli proprietari uniti insieme per immaginare uno sviluppo che ci sarà, perché io sono un ottimista di natura, ma non penso di essere ottimista così per spirito, ma anche su basi concrete, perché oggi se qualcuno ha un risparmio, fate un test e vedete dove vorrebbe allocare i propri risparmi per tutelarsi. Sicuramente non nel mercato immobiliare, sicuramente una parte nei BOT, ma non tutti perché non si sa mai, sicuramente i depositi delle banche che ti ritornano fino a 113.000 euro per legge, sicuramente investire nel mattone serve e servirà per una pace sociale, per un'allocazione delle nostre famiglie e per i giovani, ma soprattutto per il risparmio. E qui è il ruolo degli agenti immobiliari, far comprendere che oggi il mercato ha buone offerte. Oggi è il momento di investire in immobili, non quando i prezzi sono al massimo. E soprattutto deve cambiare la filosofia anche nostra e dei compratori, perché sicuramente negli ultimi 10 anni l'acquisto immobiliare è stato visto come un acquisto di breve periodo, quasi come se fosse un titolo: acquisto l'unità immobiliare, la rivendo dopo un anno e guadagno un sacco di soldi. Beh, signori, non è più così. L'immobiliare da sempre è un investimento di medio-lungo periodo, con rendimenti bassi, ma che dà sicurezza all'investitore. Quindi dobbiamo anche noi agenti immobiliari spiegare bene, quando qualcuno entra, quali sono gli sviluppi di questo settore. Poi spero che dopo parleremo anche di tutti i corvi che ci sono, come quelli del Censis, che si sono permessi di dire che il mercato immobiliare calerà del 50%. Io non so se si possa denunciare qualcuno per aggiottaggio o cose del genere, ma io vorrei sapere come certe persone possono dire determinate cose in presenza di un mercato maturo. L'83% dei proprietari italiani è proprietario di casa, certo. E lo dicono i dati anche dell'Agenzia del Territorio: calano il numero delle compravendite del 19%. Per che motivo? Per il semplice motivo che i proprietari di casa privati, se non prendono una determinata somma, non vendono. Molto semplice. Quindi dov'è la bolla immobiliare? Allora, molto probabilmente certi commentatori dovrebbero riuscire a comprendere che l'Italia non è l'America, non è l'Irlanda, e che il paese o la Spagna, ma che il paese Italia ha un mercato maturo, e grazie a Dio gli italiani hanno ancora i risparmi e la forza per mantenere intatto il loro patrimonio immobiliare. Su questo argomento, ne parlavamo prima, il dottor Lancia ha uno studio di ANCE Toscana proprio, che conferma quanto detto dal nostro presidente, vero dottor? Sì, intanto grazie dell'invito di oggi. I rapporti anche miei personali con la FIAIP in Toscana sono sempre stati abbastanza stretti. Mi auguro che questa possa essere un'occasione per rafforzare questa collaborazione. Abbiamo detto, c'è uno slogan che gira, che è lanciato anche da ANCE: non si esce dalla crisi senza l'edilizia. Questo per una serie di motivi, uno il più banale, anche il più semplice degli economisti sa che il moltiplicatore degli investimenti nell'edilizia in termini occupazionali anche è tra i più elevati. Un posto di lavoro nuovo in edilizia porta, secondo le stime, insomma, diciamo intorno a 10 occupati nei settori collegati, poi c'è tutta una filiera anche sugli investimenti. Questo è uno dei motivi per cui non si esce dalla crisi senza l'edilizia. E per edilizia si intende edilizia residenziale, abitativa e anche le opere pubbliche, chiaramente. Opere pubbliche poi hanno anche effetti positivi sulla competitività del paese. E questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo, ho l'impressione in qualcuno, dello slogan non si esce dalla crisi senza edilizia, è appunto quello che avete richiamato voi prima, che è l'aspetto fiscale. Lo diceva l'avvocato Scripellito, diceva il vostro presidente, e la tassazione
sugli immobili è la più semplice, la più facile da attuare, la più automatica, è una sorta di bancomat. Non so se è un caso, ma insomma ho visto che al piano terra di questo edificio c'è la sede di Pisa di Equitalia, quindi insomma questo è anche un segno del destino, di interesse. Eravamo un po' decisi se farlo qui, perché di interesse verso il settore, e questo è diciamo la componente negativa. Il cosiddetto decreto Salva Italia, che poi tra Sviluppo Italia, Salva Italia, credo che siamo al terzo o quarto decreto, e ha più o meno che richiama questo aspetto Crescita Italia, eccetera. Indubbiamente alcune delle nostre richieste sono state accolte. Ci sono gli elementi positivi in questo provvedimento. Questa accentuazione, questa conferma di attenzione rispetto al tema della manutenzione edilizia, con la conferma e l'elevazione al 55% della soglia della detraibilità. Ricordo che a suo tempo ANCE, quando nacque il 36%, ricordo era il primo governo Prodi, fu tra una delle associazioni che più volle questo provvedimento, anche perché non solo questo aiuta gli investimenti, ma aiuta diciamo il settore nella sua parte migliore, perché sappiamo benissimo, sono un costruttore, rappresentante dei costruttori, lo sapete poi voi ancora meglio, uno dei grandi problemi dell'edilizia, soprattutto abitativa, è le fasce di lavoro grigio o nero, che indubbiamente invece con il meccanismo del fiscale dovrebbero venire in superficie. C'è uno studio di ANCE nazionale di alcuni anni fa che diceva che in realtà dal 36% lo Stato non ci rimetteva nulla, cioè non è un regalo che lo Stato fa il 36%, perché in realtà sotto forma di lavoro nero che emerge sia come tassazione sui redditi, sia come IVA, sia come INPS, il saldo finale è fortemente positivo. E poi noi diamo anche sicurezza in senso concreto, reale, ai lavoratori che lavorano in un settore che sappiamo è anche alto rischio di infortuni, perché si presuppone che un'impresa regolare comunque dia delle garanzie anche su questo versante superiore. Quindi questo è uno degli elementi positivi di valutazione. C'è anche questa attenzione al tema delle città che abbiamo ricordato, c'è anche questa, pare perché poi in Italia fino a che anche i decreti legge hanno questo difetto, che fino a che non li vediamo c'è sempre un'attesa quasi epifanica sui contenuti, non si sa fino all'ultimo che cosa non terrà, pare che venga risolta anche la questione della indetraibilità dell'IVA, che come voi sapete colpiva le imprese che paradossalmente non vendevano per la crisi del mercato o che sceglievano di locare un alloggio. Norma introdotta alcuni anni fa e che ora pare superata. L'ultimo decreto legge è comunque diciamo un segnale importante, perché è un segnale di svolta, ma è un segnale di svolta e di attenzione rispetto al tema dell'edilizia e delle costruzioni, che viene dove appunto dopo alcuni anni di disattenzione rispetto al tema dell'edilizia. La situazione del settore, degli investimenti, gli aspetti fiscali li abbiamo ricordati, il Presidente Danielli prima nel portare il saluto di ANCE Pisa ricordava, consentitemi una parentesi, la situazione della finanza locale, degli investimenti pubblici e dei ritardati pagamenti. In Toscana siamo su una nostra stima da quasi 1 miliardo di euro di crediti che le imprese che hanno lavorato per le pubbliche amministrazioni devono avere dalle amministrazioni. Questo ha chiaramente riflesso su tutto il ciclo del settore, perché l'impresa che per esempio fa edilizia pubblica e edilizia civile si trova per esempio a un'ulteriore difficoltà nel rispetto finanziaria dovuta ai ritardi con cui incassa dagli enti pubblici. Ecco,
da quello che abbiamo visto fino ad oggi, il decreto rappresenta un primo timido segnale di svolta. Se ho ancora un minuto, un accenno comunque noi abbiamo coscienza, credo, come categoria, che il mercato è profondamente cambiato. L'edilizia è stato per anni, soprattutto nell'ultimo decennio, prima dell'inizio della crisi, fino al 2008, oggettivamente un settore che, come si dice in gergo, ha tirato, anche in termini. Questo ha fatto sì, per esempio, che all'edilizia ci si siano avvicinati anche persone di dubbia qualificazione, di dubbia professionalità, non necessariamente, della malavita, ma comunque era un po' un classico. Chi aveva dei soldi, chi aveva una liquidità fatta in altri settori, in merceologici, investiva nell'immobiliare. Questo è stato uno degli elementi, investiva sull'immobiliare, perché poi rispetto all'immobiliare noi veniamo da anni, e qui può essere molto forte il ruolo della vostra categoria, cioè se in queste ore a Firenze c'è Pitti Uomo, se un operatore della moda ora sta studiando i prodotti che venderà tra 2 anni nei grandi magazzini del mondo, la giacca, la camicia, il vestito, e tutti i settori studiano il mercato. Obiettivamente, oggettivamente, questo era un settore dove forse anche per questa impressione che comunque, siccome c'era risparmio, c'erano risorse, si vendeva comunque, obiettivamente negli anni passati tutti assieme, costruttori, amministrazioni, per quelle cose diceva anche l'avvocato Scripelliti, abbiamo fatto a volte delle operazioni dubbie, delle operazioni difficili da piazzare. Questi tempi chiaramente sono finiti. Occorre che assieme tutti gli operatori, imprese e voi che rappresentate un terminale importante, quello forse conosce meglio di tutti il mercato, per esempio, cominciamo a fare veramente, quando si decide un investimento immobiliare, si facciano quegli studi di mercato che si fanno in tutti i settori. Anche perché, per esempio, tra le tante banalità che spesso tutti ci sentiamo, l'ha ricordato un attimo anche il vostro Presidente, anche lui ne sarà stato vittima come me, tutti in Italia hanno la casa, l'80% è partito tutti, per cui a che serve costruire nuove case? E qui, per esempio, la nostra esperienza è, sì, è vero, il primo acchito, però le giovani coppie spesso questa casa non ce l'hanno e cercano una casa in affitto, affitto calmierato, affitto sostenibile, anche qui la letteratura si è sbizzarrita, affitto col patto di futura vendita, la locazione col patto di futura vendita, che è uno degli argomenti che voi toccate, dopo noi, certo. Che è uno dei, per esempio, dei temi più innovativi per lo sviluppo del mercato. La regione toscana, usciamo un attimo dalla legislazione nazionale, scendiamo sulla situazione regionale, per esempio la regione toscana, con tutti i limiti, le difficoltà anche economiche del momento, sta investendo anche risorse sulla locazione, c'è il progetto Giovani della Regione Toscana che sta molto a cuore al Presidente della Regione, che prevede espressamente forme di incentivo per le imprese, per gli operatori, i soggetti, anche le cooperative, che realizzeranno alloggi da destinare alla locazione o patto di futura vendita. Abbiamo in Toscana delle esperienze non grandiose nei numeri, ma insomma del cosiddetto social housing. Quindi un mercato, nonostante questa, che tu dici, tutti hanno, il 80% hanno la casa, per cui la casa, o si fanno le case popolari, passatemi il termine, oppure appunto per le cosiddette fasce deboli, ma ci si dimentica invece che esiste. Il mercato immobiliare, come ricordava la Fata Scripelliti, è un mercato fortemente segmentato, che ha molte tipologie di domanda e che deve trovare la sua offerta. Sempre a proposito di questa banalità, tutti hanno la casa, sì, però spesso non hanno la casa dove lavorano, hanno la casa nel paese di origine della famiglia che sta magari
in Lunigiana o in Garfagnana, ma lavorano a Pisa o a Firenze o a Milano, quindi di quella casa o la vendono o comunque riescono in qualche maniera a trarre un reddito che gli consenta di finanziare altre forme di acquisto. Quindi ecco, anche queste, molto spesso se noi analizziamo, noi abbiamo anche fatto, per esempio, dove sono gli immobili, scopriamo che gli immobili, anche perché la società è cambiata in questi anni, e sempre più sta cambiando, le famiglie stanno diventando sempre più piccole, che ora sappiamo, gli immobili ci sono, ma non sono dove vuole stare la gente. Perché un'altra, spesso, delle cose su cui fallisce la pianificazione urbanistica è che la pianificazione urbanistica, tra parentesi, dato ufficiale della Regione Toscana, in Toscana ci vogliono 6 anni e mezzo per avere uno strumento urbanistico operativo approvato, e la stessa Regione riconosce che è troppo, ma uno dei miti della pianificazione urbanistica spesso era, dice, io decido che la gente debba andare ad abitare in questa zona di Pisa. Vabbè, una scelta a tavolino, ma che spesso non trovava per una questione dei trasporti, per una questione anche psicologica, anche sociologica, ci sono elementi nell'acquisto della casa di altra natura, per questioni appunto legate al mondo dei lavori, dove la gente lavora, di mobilità, e la gente lì, quindi io costruisco le case e poi magari in quel punto non vendo. E mi è stato precluso, magari dallo strumento urbanistico, di realizzare invece degli interventi laddove la gente vorrebbe abitare. In conclusione, un ultimo, citava il nostro moderatore, una nostra valutazione. Un altro degli elementi che noi, è quello, parlava il vostro Presidente, è quello della bolla, il Censis, lì c'è il pezzo ANSA, il 20%, 30%, cali, eccetera. Sì, come tutte le statistiche vanno interpretate, ammesso che siano vere. Io, anche perché questo scoraggia quell'investimento di salvaguardia del risparmio, che è comunque fondamentale nella nostra società, per quei motivi che diceva l'avvocato Scripelliti. La casa in Toscana e in Italia viene percepita come una forma di risparmio, oltre che come uno strumento per chi ci deve andare a abitare. Per esempio, io ho un dato, fonte che è elaborato dal nostro centro studi di ANCE Toscana, dal 2004 al 2011, parte da dati OMI, quindi da dati soggettivi, ufficiali, le compravendite, fatto 100 il primo semestre 2004, sono crollate in effetti a 69 in Toscana. Quindi abbiamo perso un 30 punti di compravendita. Il valore, fatto 100 sempre nel 2004, siamo a 117, dopo una punta di 123 nel 2007. Questo che vuol dire? Non vuol dire che l'agente immobiliare brutto e cattivo non fa calare i prezzi per così guadagnare più sulla commissione, o che il costruttore, anche lui, brutto e cattivo, specula sopra il valore immobiliare e il bene casa. Vuol dire che l'investimento immobiliare è comunque, rispetto ad altre forme, ci sono i problemi fiscali, va bene, è comunque un investimento che garantisce e che tutela molto più di altre forme di investimento il risparmio di chi ha deciso di appunto investire nel settore, qua parliamo di edilizia abitativa, quindi nel settore abitativo, perché poi il non abitativo in questo momento ha tutte altre dinamiche che non è il caso di approfondire. Grazie. È evidente che il mercato sta cambiando il mondo, e quindi, lo dicevo io nella premessa, ci vuole una forte predisposizione al cambiamento e alle mutazioni, se vogliamo andare avanti. Questo da parte di tutti, da parte di noi agenti immobiliari, dei costruttori e anche dei proprietari immobiliari. Tornando all'avvocato Scripelliti di Confedilizia, Confedilizia è molto sensibile al mercato delle locazioni. Lo scorso anno è stata introdotta una nuova agevolazione per i proprietari, che era la cedolare secca,
che aveva dato un po' di respiro. Si sperava che nel decreto fosse ampliata anche agli altri tipi di locazioni, quindi non solo alla locazione residenziale, però anche qui non troviamo niente. No. No, dunque la cedolare secca è stata per anni presentata come un fatto positivo, e lo è effettivamente, perché essendo un'imposta fissa, non aggregando al resto dei redditi i canoni dei fabbricati, il canone di locazione, quindi ne deriva per forza di cose una riduzione notevole dell'aliquota a partire da un certo limite di reddito. Ora però 20%. Non è che qui siamo nel regno dell'approssimazione, ovviamente, dico, come si diceva prima, la detrazione del 36% non è costata nulla, anzi ha reso. Ora passa la voce, si sta diffondendo la voce, dico, non so chi la diffonde, evidentemente si tratta di amici delle finanze dello Stato, del sistema tributario, perché dati ufficiali non ce ne sono, che in realtà con la cedolare non siano emersi quei canoni al nero che si presumeva sarebbero emersi allora, per cui si sarebbe, al solito, il saldo sarebbe stato in questa particolare prospettiva positivo, e quindi ora si dice, io ho letto alcune valutazioni, non si sa bene con quale autorevolezza, con quali dati, con quali presupposti effettivi e con quali accertamenti, in cui si dice no, la cedolare secca ha fallito perché non ha fatto emergere. Ma dico, come si fa a ragionare in questo modo? Non ha fatto emergere, io credo invece che abbia fatto emergere quei rapporti di locazione non dichiarati, che c'erano sicuramente, ma in realtà il fenomeno del nero nelle locazioni è un fenomeno tutto sommato marginale, non è talmente diffuso, talmente grave, perché già il nero, il rapporto di locazione occulto è sanzionato già pesantemente da perlomeno 5-6 anni. Perché la locazione non registrata in pratica è nulla, non vale nulla, non dà nessun diritto né al proprietario né all'inquilino. Allora chi è che si mette in queste condizioni? Chi è totalmente disinformato? Ci sarà pure qualcuno, ma sono sempre meno. Allora la cedolare secca è intervenuta, poi non ha prodotto quello che evidentemente qualcuno sperava. Però resta un provvedimento sacrosanto, perché sottrae un minimo di carico fiscale da un settore che veramente è a tal punto sovraccarico che non è più in grado di sopportare altri oneri. Guardate l'IMU, per esempio, ora se ne parla perché è l'argomento d'attualità, l'IMU è una erosione patrimoniale costante, perché sarebbe stata già gravosa se fosse stato una tantum, ma l'IMU così nella attuale configurazione, così nell'attuale commisurazione anche come entità di aliquote, e poi si prospetta anche la rivalutazione delle rendite, quindi ci sarà un effetto combinato. L'IMU non la si paga con quello che si può ricavare da un immobile, non la si paga assolutamente, quindi l'immobile va mantenuto a questo punto. Allora questo ha effetti abbastanza gravosi sul mercato, capito? Qual è la... Non fare un'inversione di tendenza in questa situazione non è facile, però bisogna arrivare a farla, altrimenti la proprietà edilizia invece di ricchezza dimostra, è indicativa del contrario. No, dico, bisogna fare in modo che si percepisca il bene immobile come bene rifugio, si torni a percepire come investimento e come bene, cioè rifugio o meno, poi il rifugio dipende dalle situazioni, come investimento. Come investimento che, magari certamente di medio-lunga durata, che consente di recuperare sul capitale quello che non si guadagna, magari sulla base dei ricavati, dei canoni, ma che alla fine si sarà allungato anche il termine dell'investimento, ma alla fine l'investimento è positivo. Ora, è verissimo quello che diceva il dottor Lancia, ma sarà alla fine l'investimento è positivo. Ma di quanti anni, di quanto tempo si è allungato? Certo, se uno vede le cose nella prospettiva di una vita, dice sì, vabbè, io ho fatto bene a comprare questa casa perché dopo 30-40 anni ho sicuramente guadagnato sul capitale.
Ma non si può arrivare a questi livelli, perché questi non, non sono ragionamenti economici, ovviamente, sono ragionamenti di istinto, quindi non si può basare scelte economiche su questo tipo di ragionamento. Allora bisogna far tornare questo. E uno dei poi chiudo perché sennò dico, si potrebbe durare all'infinito. Uno dei fattori di questa situazione che vede effettivamente l'83-85% di proprietari di case è stato il regime sciagurato delle locazioni che negli ultimi 50 anni si è abbattuto sugli immobili, perché le locazioni hanno creato vincoli tali in materia abitativa che è stato più conveniente, combinato con il costo dei finanziamenti che era stato particolarmente basso, è stato più conveniente acquistarsi la casa. Ho capito, dico, ma questa funzione altrettanto essenziale che è la funzione di investimento è praticamente sparita. Bisogna quindi ritornarci. Grazie. Grazie. Allora, per ricollegarci al tema che tratteremo nella seconda parte del convegno, è un tema che ha già introdotto il dottor Lancia, l'invenduto. Molti sono gli immobili che sono già costruiti e che non trovano difficoltà, perlomeno di collocazione, sul mercato. Paolo Righi, il tuo parere, l'invenduto, come gestirlo? Il ruolo dell'agente immobiliare in questo settore? Allora, benvengano intanto questi vecchi nuovi modi di fare i contratti. L'affitto a riscatto, mi ricordo, facevamo a Bologna 15-16 anni fa con Congiu e con altre persone, quindi vedete che tutto, come nella moda, tutto torna, no? Sicuramente queste nuove modalità o vecchie modalità non sono quelle che ci risolvono il mercato, ma sono delle modalità che possiamo usare su determinate nicchie, ad esempio nel cantiere dove è tutto invenduto, aprire due o tre finestre ogni tanto è importante, quindi ecco che l'affitto a riscatto può essere una cosa molto importante, la nuda proprietà, perché in un paese che invecchia sempre di più e in cui il costo della vita aumenta sempre di più, sono tanti, a Roma le vendite con nuda proprietà sono aumentate l'anno scorso del 15%. Allora ci sono degli strumenti anche a livello sociale che noi dobbiamo conoscere proprio per queste cose. Però il punto cardine del mercato è la compravendita e l'investitore che acquista per la compravendita. Mi sarebbe piaciuto e sarebbe stato bello fare anche un convegno, prima o poi lo faremo, spero molto presto, sulle locazioni, perché ad esempio non si capisce come l'inquilino non possa detrarre completamente il canone d'affitto. Non si capisce. In un paese civile che guarda i diritti di tutti, gli inquilini sono dimenticati. B, non si capisce perché in Italia la proprietà sancita dalla Costituzione, tutti difendono la Costituzione, ma nessuno difende in Italia il diritto alla proprietà. Se un contratto finisce, il contratto è finito. Allora assistiamo alla proroga degli sfratti e allontaniamo coloro i quali hanno diritto di riavere il proprio appartamento, perché purtroppo tante persone guardano il proprietario di casa in maniera ideologica, scordandosi che fino a poco tempo fa, fino a 10-15 anni fa, anche un operaio comprava la casa e forse ne ha comprate due. Allora oggi quella persona che ha fatto fatica, che ha lavorato, si ritrova ad essere lo sporco proprietario di casa, che però casomai non riesce a dare la propria proprietà al figlio che si deve sposare e che deve andare in affitto. Questa è follia. E nessuno lo dice, il problema è che in questo paese nessuno dice una riforma delle locazioni va fatta immediatamente. Le durate obbligatorie non esistono, non devono esistere. Sarà lo Stato a premiare il contratto breve con meno detrazioni o con nessuna detrazione e il contratto di lunga durata con delle detrazioni importanti a favore del proprietario e, ripeto, a favore dell'inquilino. Cioè,
Se noi rimaniamo ancora in un mercato che cambia, se noi approcciamo ancora il mercato con le idee di 20 anni fa o di 30 anni fa, noi non lo prendiamo questo mercato nuovo. Uno, perché non lo controlliamo. Perché oggi, se sentite il capo del governo, non dice mai, o i capi dei governi non dicono mai, noi abbiamo deciso di fare. Per televisione sentiamo sempre, il mercato ci chiede questo. Poi, se me lo presentate questo mercato, ci facciamo due chiacchiere, facciamoci un convegno. Ma il mercato, oggi il problema è che le politiche sono lasciate allo sbando, cioè nessuno fa più politica, perché c'è un distacco tra quelli che la fanno e il mercato reale. Oggi andare a vedere la locazione, che per noi agenti immobiliari, per i costruttori, è sempre stato un momento in cui si poteva fare vendite. Da quanti anni è, siamo tutti agenti immobiliari, che non trovate qualcuno, a meno che non parliamo di seconda casa al mare, che acquista per la locazione, per la pura locazione? Ma non esistono più. Allora, stiamo sempre a livello ideologico, stiamo allontanando dal mercato i compratori e i venditori. I compratori e i venditori che pur vogliono comprare, perché nonostante le leggi, nonostante i carichi fiscali, comprendono che l'unico modo per salvare i risparmi è metterli nella casa. Allora vedete che la necessità più volte richiamata di un nuovo patto sociale, di una nuova modalità di fare politica, di un nuovo modo di fare associazione. Noi stiamo portando quelli che sono i problemi di noi agenti immobiliari, che riguardano tutto il mercato immobiliare, alla Camera dei Deputati, in Senato. Vedete che cerchiamo come Fiavi di fare tutto il possibile e molte volte le persone rimangono basite. Noi eravamo in 8a Commissione per il diritto d'accesso alla casa, quando abbiamo parlato di liberalizzare i contratti di locazione tutelando gli inquilini, diceva: ma non si può, ma come non si può? Ma non sarebbe d'accordo nessuno. Ma abbiamo provato a parlarne anche con i sindacati, abbiamo provato a parlare anche con loro di quelle che sono le prospettive future di questo mercato, perché poi anche il sindacato, con cui noi abbiamo una buona interlocuzione con alcuni, l'interesse dovrebbe essere quello che gli inquilini abbiano la casa a prezzi bassi, ma che l'abbiano la casa. Allora, se le politiche fino adesso hanno portato a una negatività, se siamo ancora all'emergenza abitativa, qualcuno un esame di coscienza in questo paese prima o poi se lo dovrà fare. Allora, noi associazioni come FIAC ce lo siamo fatto l'esame di coscienza, abbiamo cercato e stiamo cercando di dare delle risposte concrete anche agli associati. Abbiamo cominciato a parlare di progetti MAV, abbiamo cominciato a lavorare contro l'abusivismo, la 2420, siamo in Senato con una procedura e con un rinnovo della legge contro gli abusivi, che prevede l'eliminazione delle tre sanzioni abusive, delle tre sanzioni, scusate, civili dalla legge, da 39 a 39, e immediatamente il penale. Perché? Perché ci siamo stancati di pagare le tasse, di essere penalizzate continuamente solo perché abbiamo una saracinesca, una porta di un ufficio, e siamo facilmente controllabili. Allora, anche qui le associazioni lo facciano questo passo in avanti. Purtroppo molte volte mi trovo e ci troviamo, noi del comitato esecutivo, vedo Stefano Bertelli che saluto, non l'avevo visto prima, segretario nazionale, ci troviamo veramente a un dialogo tra sordi, no? Perché c'è gente che ancora ragiona con la vecchia, col vecchio concetto del settore immobiliare. Quindi io, augurandovi, visto che questo penso sia il mio ultimo intervento, perché dopo dovrete fare questo interessantissimo convegno, io veramente auguro a tutti noi che questa politica cambi e che riusciamo insieme, noi associazioni, a sopperire a quello che è la problematica di questa mancata conoscenza del settore da parte delle associazioni. E per voi agenti immobiliari, cioè per noi agenti immobiliari, dico quello che ripeto da sempre: noi siamo piccole realtà, perché l'agenzia media italiana è composta da 3 operatori e uffici piccolini. I costruttori molte volte fanno fatica a aderire o ad avere fiducia per la struttura, dico, per l'impianto delle vendite di grossi complessi nei confronti delle piccole agenzie.
poi le banche anche che li le banche, i mutui, parliamo delle perizie, non abbiamo uno standard condiviso. Queste sono le nostre problematiche. Se io vengo nell'agenzia di Luca Vitale, che vedo qui davanti, avrà un approccio sicuramente professionale, perché FIAI, anche FIMA, scusa, perché FIAI, vado da Barsotti e sicuramente avrà un approccio professionale, ma avrà un'altra modalità molto probabilmente. A noi manca una standardizzazione che può essere recepita dagli enti pubblici, allora è qui la grande problematica che abbiamo noi, riuscire a creare uno standard minimo comune perché il consumatore comprenda quali sono i suoi diritti quando entra all'interno di un'agenzia immobiliare, farci percepire però anche dalle pubbliche amministrazioni, dai grandi gruppi che devono vendere sul territorio, anche attraverso le reti. Noi siamo tutti dei singoli professionisti, siamo tanti, in Italia FIAI rappresenta 16.500 agenzie immobiliari, noi siamo la rete più grande d'Italia e il nostro dovere è quello di fare rete, di fare squadra, a partire dalla collaborazione tra le agenzie. Vedo qui Passuti che nel 2000-2005 fece proprio il regolamento per il discorso della collaborazione. Allora l'invito è non solo agli altri, ma anche alla nostra categoria, che deve sicuramente fare un salto in più e riuscire a dimostrare ai costruttori e ai clienti che non devono ad esempio fare il giro delle 20 agenzie immobiliari per trovare la casa. Ne basta una che collabora. Allora, qui è la scommessa, unirci, abbassare i costi, aumentare la produzione e quindi la professionalità e riuscire veramente ad essere d'aiuto alla clientela, perché oggi il punto focale delle nostre attività da qua in futuro sarà la clientela, il cliente è sacro, cosa che un po' di tempo fa ne avevamo in abbondanza e forse non li abbiamo curati abbastanza. Quindi io quello che posso fare, tutti insieme, noi agenti immobiliari, creare rete, tecnologia, FIAI mette a disposizione portale gratuito, fa tutta una serie di attività proprio perché vuole accompagnare la categoria in questa crescita e sono sicuro che insieme facendo squadra, noi questa crisi la sconfiggiamo anche a dispetto dei governi che si succederanno. Grazie. Grazie Paolo, non aggiungo altro perché la tua chiusura credo che sia la migliore di tutto. Ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato a questo dibattito, spero sia stato utile ai nostri amici presenti in sala. Per ringraziarli, il Collegio FIAI Pisa vi fa un piccolo omaggio, la torre di Pisa. Siamo in carestia, quindi ognuno... Grazie Paolo. Ce ne so. Sì. Grazie. È in vendita? L'immobile è in vendita? Fra un po' lo metteremo sul mercato. Chiederò al presidente Fascini. Ci si potrebbe fare diversi appartamenti. Bisogna vedere l'IMU quanto incide per la compravendita. Io penso sia un po' stancata. Grazie mille. Per Lancia. Avvocato, grazie mille. Grazie Presidente Martini. Grazie.